Mister Giacomo Lazzini, il Ponzacco torna a vincere, torna ad essere il Ponzacco d'inizio stagione con una partenza a 1000, andando subito sul 2-0 e poi il rigore, come ha detto poco fa il DS Luperini, molto inesistente. Hai lavorato più sulla testa questa settimana o più sulla tattica e la parte fisica? Allora, intanto sono contento della vittoria, anche della prestazione, perché poi una giornata così strana con questo vento che poteva falsare anche la partita in alcuni momenti. E quindi devo dire bravi ai ragazzi, perché insomma era una partita delicata proprio dal punto di vista psicologico dopo la brutta partita di domenica scorsa. Invece, come hai detto te, siamo riusciti a partire bene. Purtroppo ci ha complicato la vita questo rigore, ora diventa un po' una costante questi errori nei nostri confronti, e questo dispiace perché è stata una partita senza storia. Il risultato è anche bugiardo, credo. Anche nel secondo tempo, a sfavore di Venta, abbiamo avuto 4-5 palle da fare 3-1. Quindi, poi c'è un po' di apprensione perché magari su una pallonata lunga con questo vento che ti allungava le traiettorie, magari può succedere di tutto. Però, ripeto, era importante vincere. Abbiamo fatto anche buone cose, però, come sempre, c'è da lavorare durante la settimana, bene, riprendere le nostre certezze, recuperare i nostri giocatori importanti. Oggi era l'ultima domenica per Pagani, quindi per noi diventa un valore aggiunto. Quindi, però, insomma, lo spirito rispetto a domenica scorsa è stato uno spirito diverso, e quindi la strada da percorrere è questa, sapendo che purtroppo in questo momento per noi partite facili non ci sono. Bisogna lottare contro tutti e tutti, però siamo talmente forti che possiamo sopperire anche a queste cose. Ecco, abbiamo visto che hai fatto dei cambiamenti, soprattutto al centrocampo, hai messo Doveri più esterno a sinistra che dava appoggio alle due punte, Bortoletti in mezzo con Balleri, un Beltrame più tonico rispetto alle altre partite, ma soprattutto un Bortoletti che secondo me è stato tra i migliori in campo. Sicuramente, poi visto dai giorni che veniva di inattività, ha stretto i denti e quindi ha fatto davvero un'ottima partita. Rispetto al solito siamo partiti con i tre centrocampisti e i tre attaccanti davanti. È una cosa che possiamo fare benissimo, e quindi ripeto, a volte si può anche cambiare modulo, anche perché adesso incontriamo squadre tutte chiuse e quindi magari era un paio di domeniche che facevamo fatica a trovare soluzioni sugli esterni. Invece, con il fatto di avere i due braccetti di centrocampo, siamo riusciti a volte a creare superiorità numerica sugli esterni con la punta e il braccetto. Quindi è sicuramente una soluzione che è nelle nostre corde. Oggi, ripeto, è andata bene e sono contento per i ragazzi, perché insomma è stata una settimana, ripeto, particolare. Quando parti per vincere, magari stecchi una partita, bisogna essere bravi a non perdere, a rimanere sereni, a sapere che comunque sia questo campionato passa tutto dalle nostre forze, e con prestazioni del genere, secondo me, poi alla fine ci giocheremo le nostre carte senza problemi. Però è anche vero che dovrai lavorare nella testa dei giocatori per far capire che non giochiamo solamente contro 11 giocatori, ma soprattutto qua al Comunale è una costante di questi episodi sfavorevoli che ora documenteremo anche tramite le riprese televisive. Ma ora io non vorrei cadere nel tranello di piangersi addosso. Oggi è andata bene, siamo riusciti a vincere nonostante questo errore. Si sbaglia tutti, oggi credo che il direttore di gara abbia sbagliato. Però ecco, togliamoci dalla testa che ci siano cose contro di noi. Ripeto, passa tutto dalle prestazioni che noi mettiamo in campo, e quindi quando ci siamo possiamo lottare contro tutti e contro chiunque. Quindi questo non deve essere un alibi, ma anzi deve essere semmai una cosa che ci dà ancora più forza per preparare le partite. Ecco, per chiudere, Pagano sicuramente l'avrà a disposizione, Tamberi e Barzotti, visto anche l'espulsione di Digaddo. No, sicuramente credo che, visto Tamberi oggi è entrato quei 2-3 minuti, sta benino. Barzotti, anche lui credo che da martedì si riaggreghi al gruppo. Perdiamo di Gaddo, è anche vero che poi la prossima settimana abbiamo 3 partite, compresa la Coppa, importante. Quindi dai, tanto le stagioni calcistiche sono fatte anche di queste cose. Dall'inizio del campionato, con la prima partita, l'infortunio di Garbini, ci sono segnali non proprio positivi, e quindi, però ripeto, bisogna
e bisogna lottare anche contro queste cose. Bene, grazie a mister Lazzini.